Buongiorno, nuovo video, Get Ready With Me per le feste, mi acconcio per le feste e rispondo alle vostre domande. Me ne avete lasciate parecchie, direi di partire, vi lascio ovviamente tutti i prodotti che utilizzo, magari ve li faccio vedere, ma comunque insomma, ve li lascio qua sotto nell'info box, ovviamente. Trovate tutti i link, come sempre, in descrizione. Trovate anche i prezzi. Sapete che io vi inserisco tutto. Come state? Come state affrontando questi ultimissimi giorni che ci separano dal Natale? Io bene, dai, tranquillo, ho fatto tutto quello che dovevo fare. E quindi insomma, tutto a posto. Però devo capire come sistemare lo specchio. Parto con la prima domanda, così poi applico il fondotinta, che è un fondotinta low cost che mi piace molto. Allora, torniamo giù. Allora, partiamo dalla prima. Ciao, per le vacanze natalizie avete programma un viaggio? Un bacio a te, grazie per la domanda. Sì. Siamo infatti in procinto di partire, manca poco, e vi posso già dire dove andiamo, tanto insomma non ci sono segreti. Ah, già l'anno scorso avevamo provato ad andare, l'anno scorso avevamo provato ad andare, c'eravamo, insomma, avevo iniziato a organizzare per Salisburgo, poi non eravamo riusciti ad andare. Quest'anno invece abbiamo deciso di andare a Vienna. Quindi noi a Natale saremo a Vienna, pertanto il pranzo con le famiglie l'abbiamo fatto. Ieri sera sono stata appunto dai miei a dormire, se mi seguite su Instagram, quindi insomma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e basta. Quindi insomma saremo a Vienna perché partiamo appunto il 24 sera, arriviamo il 25 mattina, partiamo con il treno. Abbiamo preso la cuccetta per due persone, ovviamente, con due lettini. E al mattino, tra l'altro, ci portano anche la colazione perché è una. Prendiamo il treno quello austriaco OBB che parte proprio da Genova alla sera. E vabbè, poi vi racconterò com'è andata. Poi invece il ritorno. Aspettate, che ne ho ancora un po' qua. Il ritorno, non prenderemo il treno al ritorno, ma l'aereo. Prendiamo l'aereo e non torniamo a casa, ma festeggeremo il Capodanno a Londra. Quindi faremo un po' di giorni a Vienna e un po' a Londra e poi torniamo. Insomma, quindi sì, una cosa un po' diversa, però insomma va bene, ogni tanto ci sta. E poi i viaggi sono la cosa più bella che noi ci regaliamo sempre, i viaggi da quando ci siamo messi insieme, fondamentalmente. E infatti fa parte un po' del regalo di Natale, no? Che ci siamo regalati. Poi vado avanti. Dunque, adesso poi passo alla prossima domanda. Facciamo le sopracciglia. Sto per terminare questa matita di Kiko. E così la termino, poi ve la mostro nei terminati che farò, registrerò tra oggi e domani. Ciao Sara, stai meglio? Grazie, sì. Sto meglio, grazie, decisamente meglio. Mi sono ripresa del tutto. Ero un po' stanca, un po' spossata, perché poi io tante volte non ve le racconto le cose. Ma non perché ci siano dei segreti, assolutamente. Siccome a 28 anni, ho avuto un tumore all'ipofisi, non ho ormoni. Quindi il problema fondamentale è stato, a parte l'infezione polmonare, il Covid, la febbre a 40, tutto quello. Però poi dopo il problema è stato quello ormonale. Mi hanno dovuto rimodulare tutti gli ormoni e quindi ho proprio un deficit ormonale e quindi insomma per quello che prendo anche tanti farmaci.
E per quello, insomma, che poi mi sentivo molto stanca e mi hanno dovuto bombardare oltre che di antibiotico anche di cortisone, eccetera, 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 che però non mi ha fatto gonfiare, bensì mi è venuto un grande appetito. Quindi, poi, una volta tornata a casa, ho, non dico riacquistato il peso di prima, ma meglio, appunto, ripeto, non insomma. Ma io non ho problemi, cioè non sono una di quelle che si pesa, ah, sono ingrassata, devo, cioè non, io vivo la vita molto così, non, cioè non, il peso non fa parte, ecco, pesarmi, sì, pesarmi ogni tanto per sapere quanto peso, però non, ecco, non me ne può fregare di meno, ho altre priorità e va bene. Poi, sempre lei mi faceva un'altra domanda, lavori ancora da casa? No, hai finito lo smart working, quindi niente. Prossima domanda, Luisa. Tesoro, non ci sono domande, ti mando un saluto e un abbraccio, buon Natale a te Antonio, grazie tesoro, un bacio e lei ci scriviamo spesso. Poi, auguri, cosa mi consigli per le labbra screpolate? Ah, beh, labbra screpolate, innanzitutto, prima di tutto, ti consiglio di fare un bello scrub. Rilascerò qualche foto, qualche scrub o lo, cioè non so, io di solito utilizzo quello di Lush o quello di Bio Boutique La Rosa Canina, zuccherino, col quale mi trovo benissimo, quindi scrub alle labbra, bisogna farlo abbastanza, cioè non dico tutti i giorni, ovvio, no, quello no, però non so, una volta a settimana se vedi le labbra screpolate. E poi utilizzare dei prodotti specifici che sono ad esempio il burro, il balsamo labbra, dico burro, però per esempio quello di Nuxe che è riparatore, lo applichi alla sera e al mattino vedrai il labbra, lo applichi generosamente anche esternamente alle labbra e vedrai poi al mattino che labbra che avrai, magari non subito il primo giorno, però insomma se tutte le sere ti applichi un balsamo labbra di questo tipo oppure una maschera labbra, anche io ad esempio le sto applicando alla sera perché comunque fa freddo, non ho labbra screpolate, quello no, però ti capisco, stai tranquilla che insomma con questo freddo ci sta. Prossima domanda: quando eri in ospedale come passavi il tempo? Auguri, grazie. Guarda, per fortuna, infatti mio marito me lo diceva, meno male che tu dormi tantissimo. Io dormo tantissimo, un po' per via dell'intervento che ho fatto, quindi in passato non dormivo di certo. E quindi sì, dormo parecchio. Volevo mettere un ombretto di Charlotte Tilbury, vediamo un attimo. Ok? E quindi dormivo. Anche di giorno, quindi ovviamente di notte sempre, vabbè, appunto, ripeto, non ho problemi. Come dice mio padre, come diceva in passato, mi diceva dormi più del letto, eh beh, sì. E anche al pomeriggio, se posso, dormo, ecco, non sempre, ovvio, però sì. Poi leggevo, ho letto due libri, o meglio, un libro e mezzo. Mi alzavo, cercavo di, insomma, andavo un po' in giro per il reparto. Poi cercavo di rispondere a qualcuno su Instagram, ma soprattutto stavo metà giornata al telefono perché ho ricevuto davvero tante telefonate, amiche, tantissime amiche, alcune che non sentivo da tanto, ma poi messaggi, vocali, insomma. Ma soprattutto tante telefonate, quindi sì, passavo molto molto tempo al telefono, con Antonio facevo anche le videochiamate, perché poi quando ero in reparto non poteva venire perché eravamo tutti positivi al Covid, quindi insomma. Va bene, tutto il resto è storia, come dico io. Altra domanda, così vado avanti. Hai un bel carattere? No, hai un bel carattere sempre allegro. Cosa fai nelle giornate negative? Grazie per questa bellissima domanda. Ho fatto anche un video, magari ve lo lascio qui. Bah, vabbè, l'avevo fatto un po' così, insomma, faccio molte altre cose, a dire il vero. Allora, nelle giornate no. Allora, una cosa che faccio, come vi ho appena detto, dormo. A volte nelle giornate no, in cui sono o giù, perché ci può stare, dormo. Così le
la giornata passa e non ci penso, oppure magari mi capita qualcosa. Allora, poi vediamo cosa applico perché non ho programmato niente. Prendo qualche palettina di Charlotte Tilbury, vediamo. Altre cose che faccio nelle giornate, no, telefono alle amiche, mi incontro con amiche, poi mio marito ovviamente, che è il fulcro, quindi insomma ci pensa anche lui a tirarmi su. Sì, anche fare shopping o nei negozi o online, perché no? Ascolto la musica, metto sempre la musica in modo tale così che mi risollevo subito. Registro qualche video che mi piace tanto e mi fa star bene. Ma ne faccio di cose, eh? E poi chissà, magari ce ne sono anche altre. Vediamo un po' che colore metto. Mettiamo questo. Una palettina che ho di Charlotte Tilbury, stupenda, che non è che utilizzo molto, ma ne ho tre di Charlotte Tilbury. E oggi è venuto il momento di tirarla fuori questa. Anche l'ombretto è carino, quello in crema che ho messo. Vabbè, poi sfumo. Adesso la metto un po' così. Ok. Vediamo un po' questo make-up per le feste che poi io le passerò fuori, però manca qualcosa di che recupero qua. Aspettate, aspettate, ecco, tipo, aspettate che qua, ok, questo ombretto vorrei mettere di Charlotte. Mamma, che spettacolo! Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Bello, eh? Mi piace. Finiamo gli occhi. Ah, volevo provare con voi un mascara nuovo di Essence che ho provato. Ve l'ho fatto vedere nello svuota la spesa Esselunga, l'ho trovato proprio all'Esselunga. Ne ho anche un altro di dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Eccoli qua. Li proviamo entrambi, cioè questo l'ho già provato, a dire il vero, e questo lo provo con voi. Allora, pieghiamo le ciglia, mettiamo il primer e passiamo alla prossima domanda perché ce ne sono ancora, eh? Sì. Buon Natale, cara Sara. Grazie. Solo tanti complimenti. Grazie, grazie mille. Prossima domanda. Il regalo più brutto che hai ricevuto a Natale? Tanti auguri. Il regalo più brutto che ho ricevuto a Natale. Ma allora, devo dire che proprio regali brutti. No, ma una volta, anni fa, ma sarà almeno 10 anni fa. Mi fu regalato da un'amica, diciamo così, ma una specie, poi non so neanche se era un portachiavi orrendo, con del, non lo so spiegare, del pelo, ma non lo so, non me lo ricordo neanche. Non mi ricordo neanche esattamente, so che era orrendo. Tanto metto anche il primer ciglia di L'Oreal. Questo è un primer stupendo, mi piace tantissimo. Quale libro stai leggendo? Tanti auguri a te, grazie. Allora, non dico finendo perché sono circa a metà, magari ve lo lascio qua. Il sequel, com'è che si può dire? Vabbè, insomma, la prosecuzione di un libro di Sara Rattaro, che io li ho letti praticamente tutti, 10 anni dopo, quindi è Un uso qualunque di te 10 anni dopo. E l'ho iniziato appunto a leggere in ospedale, che Antonio me l'ha portato appunto in ospedale. E allora intanto metto questo che è più volumizzante, questo è il Lush Like a Boss, che ha questo scovolino, e poi metto l'altro che invece è più allungante. Vediamo come viene, cosa esce fuori. E mi piacciono molto i libri di Sara Rattaro e ho letto invece altri libri. Vabbè, quello che ho letto prima è di Federica Bosco, mi è piaciuto da morire, e ne ho letti già altri, è di Federica Bosco, non era il primo.
E secondo me Federica Bosco mi piace ancora di più, forse. L'ho scoperta nell'ultimo periodo, diciamo. Sono sporcata. Mannaggia, mannaggia, mannaggia quando mi sporco. Succede anche a voi, ditemi sì. Io sono un disastro quando metto il mascara, poi se parlo ancora peggio. Qui c'è un cagnolino sotto che abbaia, lo sentite? Allora, rieccomi, ho sistemato un po' il make-up e mi l'ho sporcata. Ho messo il correttore, adesso blush. Mettiamo questo che è l'Airbrush Bronzer, il numero 2 di Charlotte Tilbury. Blush, poi scegliamo il rossetto, lo applico con questo di Real Techniques che è piccolino e preciso e mi trovo bene. Ciao Sara, ci fai un what's in my bag? Hai ragione, ti mando un bacio, me l'hai già chiesto, forse tu o un'altra. Ne feci uno che vi lascio qui. Però devo farne uno sicuramente aggiornato. Hai perfettamente ragione. Andiamo avanti. Floriana, hai un brand make-up preferito? Un brand di make-up preferito? Hai invece uno che proprio non ti piace, di quale non hai comprato mai alcun prodotto? Sì! Allora, un brand di make-up preferito, ovviamente, Charlotte Tilbury, sicuramente, perché mi piace tanto, ma ce ne sono altri, ad esempio Chanel mi piace molto, di cui ho provato tante cose, ma anche cose più low cost, brand più low cost, anche Kiko, perché no? Revlon, di cui ho provato anche gli ombretti in crema, Max Factor, ma guarda, ce ne sono. Preferitissimo, sì, in questo momento magari sicuramente Charlotte. Charlotte Tilbury, metto il blush. Ok, prendiamo un'altra domanda e poi dobbiamo scegliere il rossetto, che non è facile. Lara, qual è stato il tuo percorso di studi elementari, medie e? Grazie per la domanda. Io ho fatto l'istituto magistrale Alessandro Manzoni di Genova, che non esiste più, adesso c'è il Pertini al suo posto, e quindi ho fatto le magistrali 4 anni, ho fatto il, come si chiama, il corso tradizionale, mi sembra, sì, e secondo me è stata una buona scelta. Io avrei voluto insegnare, poi i percorsi della vita ti portano altrove, però insomma l'intento, diciamo, era quello. Mi sono trovata benissimo, bene, sempre promossa, mai rimandata. Poi ho fatto, cioè mi sono iscritta all'università, avevo le idee molto chiare, perché allora in realtà io avrei voluto fare il liceo classico, ma non ero, cioè, non ero all'altezza, semplicemente perché non ero alle medie, andavo molto male, non ero ancora matura, non avevo voglia di studiare, pensavo solo ad altro e quindi insomma. Invece alle superiori sono sempre andata molto molto bene. A parte questo, ecco, poi mi sono iscritta invece, avevo le idee molto chiare, a lettere, perché volevo iscrivermi a lettere e Galeotto fu proprio sì, Galeotto cosa? Quindi mi sono iscritta all'università e ho fatto, mi sono laureata in lettere e lì ho incontrato Antonio nel lontano, lontanissimo 1992 e quindi insomma siamo stati migliori amici per 15 anni. Lui fa il professore di lettere. E io no, ma va bene, insomma, lui proprio mi dice sempre: io non saprei fare nessun altro mestiere. E quindi, insomma, lui è proprio portato per fare quello. Allora, che rossetto mettiamo? Ora c'è una bella indecisione perché non mi sono preparata. Sto guardando un po' vari rossetti. Ne ho anche uno di Charlotte qua dietro, dovrebbe essere qua dietro. Ho un delirio perché devo sistemare tutti i rossetti.
Ma no, mettiamoci questo di Yves Saint Laurent, che l'ho messo anche in uno degli ultimi video, mi avete fatto un sacco di complimenti. In effetti è stupendo, poi vi lascio scritto il numero perché non ho gli occhiali, come al solito, è un rosso fotonico. Allora, io metto il rossetto, poi lo perfeziono la stesura con la matita. O questa di Kiko che è la 319, oppure questa di Neve Cosmetics che è teatro. Quindi applico il rossetto, che è un rosso bellissimo. Se volete la perfezione, potete applicare prendete un pennellino proprio per piccolissimo, insomma, ne metto un po' qua di correttore. Questo è sempre di Max Factor, è bellissimo, Radiant Lift. Lo prelevo e direi che il make up è finito. Ho messo poco blush, l'unica cosa che non lo noto tanto, ma va bene. Non ho finito le domande. Che disastro che sono! Ma come si fa a sopportarmi? Scusate, mancano ancora delle domande. Il prossimo viaggio che farai? Grazie. Auguri. Appunto, vieni a Londra. Ho dimenticato ancora delle domande. Qual è il tuo peggior difetto? Sei bravissima. Grazie, sono estremamente disordinata. Poi, inconcludente, spesso inizio qualcosa, corsi, ma co attività varie e non le porto a termine. Ok? Poi un'altra domanda. Sono contenta che ti sei ripresa, ti seguo sempre, solo complimenti. Grazie, questa non era una domanda. Poi, ciao Sara, cosa ne pensi delle collaborazioni? Ah, ne penso bene se sono gestite bene. Non ci vedo nulla di male per chi ha un canale YouTube, anche lì potrei fare un video e ampliare l'argomento, parlarne un po' di più. Direi che ho risposto a tutte, mi sembra di sì. Vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!